precossi? Anche il mio. Dovresti conoscere mio padre, somiglia al tuo. Anche lui, in fondo, è veramente molto buono. Oh, lo immagino. Ci rivediamo domani a scuola. A presto, arrivederci. 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 Anche se sei molto infelice, Precossi, devi essere un ragazzo eccezionale. Miserabile! Adesso vai in giro a farti regalare giocattoli dai ragazzi ricchi. Al diavolo tu e le loro cose! No. Il padre di Precossi lavorava come fabbro in un'officina che stava quasi fuori città. Buongiorno, padrone. Ciao, buongiorno. Continuate pure a lavorare. Ehi! Sta più attento, tu. Non hai il diritto di mettermi le mani addosso. Mi lasci subito quel braccio. Vedo che oggi sei venuto ancora una volta a lavorare ubriaco. Ho bevuto soltanto un goccetto. Lo tengo benissimo io, il vino. Potrei camminare su una corda tesa. Ah, nemmeno per sogno. Per oggi mi metto io a lavorare al tuo posto. Fatti più in là. Vuoi liberarti di me? Fa pure, non me ne importa niente di te e della tua officina. Quell'uomo era uno dei più bravi fabbri che hanno lavorato con me. Ma dalla morte di sua moglie è diventato un'altra persona. D'altra parte io lo trovo comprensibile. Era legato a lei da un profondo affetto. Idiota, si è andato a schiacciare le dita. Va a chiamare un dottore. Corro. Che cosa è successo a mio padre? Sei tu, piccolo. Per il momento è meglio che non ti faccia vedere. Tuo padre è fuori di sé. Non l'ho mai visto così. E non si può dire che sia una persona calma e tranquilla. Almeno voglio sapere che gli è successo. Si è schiacciato le dita della mano sinistra. Non potrà lavorare per un po' e di sicuro diventerà ancora più intrattabile. Ma non temere. Non significa che rimarrà invalido. Ci saranno sempre per lui dei piccoli lavori. Certo, potrà guadagnar meno, ma ti prometto che da parte mia l'aiuterò. Farò tutto il possibile. Il giorno dopo Precossi fu più silenzioso del solito. Sembrava che meditasse qualcosa di importante. Che cosa hai detto? Tu vuoi lavorare qui al posto di tuo padre? La prego, ci ho pensato bene. Posso venire qui dopo la scuola. Ho visto spesso mio padre lavorare. Penso che non ci impiegherò molto tempo a imparare bene questo mestiere, padrone. Questo è un lavoro troppo pesante per un ragazzino piccolo come te. Dovresti essere molto più robusto. Sono sicuro che ce la farò. Ricordati, ragazzino, che è un lavoro molto duro. Lo so benissimo. A proposito, vorrei che mio padre non venisse mai a sapere di questo nostro accordo. Posso capirti. Allora, subito al lavoro. C'è bisogno di carbone. Vallo a prendere là in cortile e portalo. Sì, signore. Il carbone è pronto, padrone. Lascialo lì in quell'angolo. Subito. Ora vieni a spingere il mattice. Sì, signore. Ehi, non ti puoi fermare. Raccogli tutte le tue forze e continua a spingere. Coraggio. Sì, ce la farò. Devo farcela.
equilatero a tutti e tre i lati uguali. Precossi dorme. Guarda. Ehi, Precossi. Svegliati. Sì, signore, presente. Non volevo, mi scusi, maestro Perboni. Zitti, ragazzi. Precossi, tu sei sempre stato un alunno diligente. Da un po' di tempo accade che trascuri i compiti a casa e spesso sonnecchi durante la lezione come hai fatto oggi. Che ti succede? Niente. Farò in modo che non accada mai più. Mi deve scusare. Diavolo d'un ragazzino, torna così tardi da scuola e io devo star qui senza lavorare. Maledizione! Ma dove li troverà mai tutti questi soldi, quell'asino? Padrone, come mai qui? Fai bene a domandarti da dove vengono quei soldi. Che vuol dire? Gli ho dato la mia parola che non te ne avrei mai parlato, ma non posso sopportare di vedere che tu lo continui a picchiare ogni giorno. Che stai insinuando su mio figlio adesso? Smettila e seguimi, ho qualcosa di interessante da mostrarti. Non ci posso credere, mio figlio. Ora sai tutto. Fino adesso non hai fatto altro che buttare nel bere tutto quello che lui guadagnava. Non so come fai a non vergognarti di te stesso. Babbo, ma che fai? Facendo quello che hai fatto tu oggi mi hai coperto di vergogna. Oh, scusami se non te l'ho detto. Tu, piccolo idiota, non avresti mai dovuto. No, non è vero, sono io che devo scusarmi con te. Sono un disgraziato. Babbo, ma che fai? Mi sono sentito terribilmente solo quando è morta tua madre e mi sono illuso di poter dimenticare le mie disgrazie bevendo. Per questo ti trattavo male, ma prometto che da oggi non berrò più. Perdonami, ti prego, perdonami. Oh, padre mio, lo sapevo che tu non eri cattivo e ho sempre avuto fiducia che tutto sarebbe tornato come prima. Ti voglio bene, ti voglio tanto bene, babbo. Anch'io, figlio mio, anch'io. Ehi, amici, Enrico! Ciao, come va? Vi devo chiedere un piccolo favore. Avreste un attimo di tempo prima di tornare a casa per venire con me all'officina di mio padre? State tranquilli, non è lontano. All'officina di tuo padre? Ma non è ancora sofferente per quell'incidente che ha avuto non molto tempo fa? Sì, non è ancora guarito, però sta migliorando e ha cominciato a poco a lavorare. Ieri mi ha detto di riferirvi che desiderava vedere tutti voi. Ehi, babbo! Bentornato, figliolo. Buongiorno, signor Precossi. Buongiorno, ragazzi. Enrico, De Rossi e Garrone, vero? Sono contento che siate qui. Per noi è stato un piacere venire. Vi ho fatto venire perché volevo consegnarvi con le mie mani questa piccola cosa che abbiamo preparato per voi. Spero vi piaccia. Oh, non ne ho mai visti di così belli. Che cosa credete che siano? Chiodi lavorati con pazienza da me e da mio padre. Questi sono chiodi. Oh, non occorre che racconti tutto per filo e per segno. Sappiate che ci è voluta tutta la notte per lucidarli come lame di Toledo. Per noi è un regalo di grande valore. Grazie infinite, Precossi. Lo terrò come un tesoro. Precossi e suo padre hanno fatto questi coltellini con grande amore. E io penso che non esistano al mondo dei chiodi più belli. Questo regalo così pieno di significato è molto più prezioso per me della locomotiva che un giorno gli regalai. Anzi, penso che forse per me questo è il regalo più importante che abbia mai ricevuto in vita mia.
Ricordo ancora il primo giorno a scuola, le mie matite, i pennarelli blu, che lontano quel tempo come vola, verdi giorni che non tornan più. Quanti giorni su quei neri banchi, quanti sogni non ricordo più, ma un pensiero assopito si fa avanti, è quel libro che leggi ora tu. Il tamburino sardo corre senza vergogna.